Uè, ragazzi, e bentornati in questo nuovissimo episodio di Salva il Mondo che vorrei. È passato un po' di tempo e non sono mancate le idee su Reddit. Anzi, ci sono state parecchie idee degne di essere portate sul canale. Quest'oggi vedremo delle idee veramente innovative, delle cose diverse rispetto ai salva al mondo che vorrei degli scorsi episodi e cercherò di fare un episodio totalmente diverso dal solito. Vediamo cosa esce fuori. Un concetto che mi è piaciuto particolarmente è quello della modalità incursione. Prepara le tue mappe perché siamo partiti in un'avventura. Cosa si fa nelle campagne di incursione? Le campagne di incursione sono in qualche modo incursioni. Avresti obiettivi principali, ma anche una grande varietà di missioni secondarie in nuove zone che non hai mai visto prima. Sono grandi mappe generate automaticamente in cui potresti riuscire a realizzare molti sottobiettivi. Uccidi una quantità di nemici, difendi e respingi l'area da una piccola orda, ripara le cose e difendile, aiutare i superstiti, raccogli risorse e molte altre idee che potrebbero appunto essere introdotte in futuro, chissà mai. Come verrebbe implementata l'incursione? Questa è una domanda facile. Incursione sarebbe il suo tipo di modalità di gioco e la sua subcampagna, ma una campagna che resta permanente. L'incursione, come si vede sulla mappa, funzionerebbe come un evento, ma in realtà sarebbe una modalità di gioco. Ma quanto sarebbe lunga questa campagna? Finché gli obiettivi principali sono stati completati, l'evacuazione può essere eseguita in qualsiasi momento, quindi scegliamo noi quando finire una volta che gli obiettivi principali sarebbero finiti. In genere ognuno si vorrebbe sforzare appunto di fare tutti gli obiettivi presenti nella mappa, un po' come funziona su GTA, un po' qualcosa su grande scala, no? Non che prendiamo missione per missione su Monte Spago, ma noi interagiamo direttamente dalla mappa, cioè andiamo a difendere il rifugio, poi che ne so, andiamo a farmare, andiamo nel frattempo a difendere qualche superstite per completare la missione salva i superstiti, ma nel frattempo che hai salvato i primi tre ti trovi anche a dover difendere un Atlante per puro caso. Cioè qualcosa del genere, qualcosa tipo GTA, qualcosa tipo No Man's Sky, raga, qualcosa di immenso secondo me, qualcosa di veramente più sostanziale. Non fare una cosa immensa proprio alla No Man's Sky appunto, ma anche sulla mappa della Battle Royale sinceramente a noi andrebbe benissimo. Allarghiamo anche le lobby dei giocatori, verrebbe fuori qualcosa di fighissimo. La campagna principale servirebbe da introduzione a questa modalità di gioco. Più tardi saresti in grado di fare incursioni normalmente, quindi più open space. Ovviamente si menzionano le ricompense che devono essere adeguate ad ogni tipo di obiettivo svolto, cioè io più obiettivi svolgo più vengo premiato, non è che una certa smettono di ricompensarmi, intendiamoci. Infatti c'è una sezione che spiega anche come funzionerebbero le ricompense. Ok, sembra tutto interessante, non pensi che diventerebbe ripetitivo? È qui che entrano in gioco le incursioni settimanali. Ogni settimana una missione speciale con un determinato tipo di obiettivi e modificatori offrirebbe alcune delle ricompense speciali sopra menzionate. Io aggiungerei anche più modalità di gioco, più modalità sopravvivenza, che ne so, qualcosa da scappare dagli zombie piuttosto che sempre sparargli e difendere, qualcosa tipo sfruttare anche le build della velocità, perciò iniziare a utilizzare Manny, doversi percare un barone con le perk di velocità per scappare da quelli che sono magari 100 smasher al livello 300 che ti inseguono. E tu devi solamente scappare in una mappa gigante che è come quella della Battle Royale. Andremo anche a sfruttare quelle che sono le build della velocità, perché per ora, a parte il divertimento, che utilità hanno? Non hanno utilità, sinceramente. Immaginatevi un Manny che corre in una mappa gigante come quella della Battle Royale, mentre ci sono 7 compagni morti che provavano ad uccidere gli smasher al 300. Passa un Manny ultra veloce con la cura di adrenalina e tira su tutto il team. Cioè, raga, potrebbe essere fantastico, veramente. Inoltre, per completare determinate missioni, verrai ricompensato con nuovi eroi o progetti. Un altro concetto che era già stato proposto ma che è stato sinceramente migliorato è quello della modalità arcade. Benvenuto nella modalità arcade. Gioca gli eventi passati, prova vecchi e nuovi scenari e la cosa più importante, divertiti. Cos'è arcade? Hai mai avuto voglia di giocare a una delle vecchie modalità legate agli eventi, come sopravvivi alla tempesta o affronta l'orda o forse qualcosa di nuovo? Bene, è qui che entra in gioco l'arcade. Lo scegli tu direttamente sulla mappa e una volta fatto selezioneresti quel pulsante viola, scegli la tua modalità per accedere a questa schermata di selezione. Fatto ciò ti consigliamo di caricarti in una lobby usando il pulsante di selezione. Fatto ciò entrerai direttamente in una lobby di giocatori. Bene, questo si sa, lo vogliono tutti, sinceramente sarebbe un modo alternativo di giocare a Fortnite Salva il Mondo. Tutti noi lo vorremmo e non si sa perché ancora non è stato introdotto. Sinceramente approvato, però passiamo oltre. In un gioco che è come quello di Fortnite, graficamente
visivamente, secondo me, molto bello, molto semplice e molto lineare. Anche certi scenari sono veramente ottimi se visti veramente con la grafica giusta di questo gioco. Una cosa che mi piacerebbe è che rinnovassero quella che è la nostra interfaccia del giocatore. Come vedete dallo screen ci ha pensato un ragazzo a cercare di fare qualcosa, ha cercato di fare del suo meglio e sinceramente è già meglio di quello che vedo io giocando. Sinceramente mi piace già più quello che vedo io in questa foto, raga. Spero che con l'arrivo del 2020 rimodernizzino questa interfaccia dell'utente perché veramente mi sembra veramente più carina quella che ha fatto questo utente. Scusate, c'è della roccia in quella faccia? Allora, questo zainetto non è la cosa che abbiamo più bisogno in Battle Royale, ma sarebbe bello vederlo come un oggetto esclusivo che è ottenibile solamente avanzando nelle pagine in carico di Salva il Mondo. Molti si chiederebbero, scusate, dove hanno preso questo zainetto? E non sanno che questo zainetto è il frutto di una nostra base molto elaborata. Inoltre, una cosa che è stata proposta è quella di costruire in mezzo alle montagne come è possibile fare per la Battle Royale, ma la risposta di Epic è che questa funzione sconvolgerebbe troppo l'intelligenza artificiale degli zombie. Quindi dobbiamo tenerci questa costruzione non disponibile nelle montagnette, molto fastidiosa specialmente negli Atlanti, magari ci tocca investire più tempo e risorse e soprattutto più strategia per affrontarla, ma non è un problema comunque. Fortnite animali domestici, ebbene sì, sono stati proposti anche su Salva al Mondo. Secondo me sarebbe figo anche assegnargli nuove abilità, ma soprattutto non assegnateceli come vantaggi squadra, assegnateli come qualcosa di alternativo, magari un aiutino in più, un gadget piuttosto, perché assegnarli veramente come vantaggio squadra va a finire che nessuno li usa perché sono inutili rispetto ad altri. Io gradirei molto che appunto sia robotino Zap Zap che questi animali domestici che potrebbero magari introdurre con abilità diverse, magari di fuoco, uno d'acqua, uno di natura, che ne so, visto che abbiamo Zap già d'energia, o magari uno che addirittura lancia piccoli razzetti ogni tanto, insomma, possono veramente creare tantissimo, però vi prego non metteteceli come vantaggi come Zap Zap. E anzi, se potete, cambiate pure Zap Zap. Mettiamola come uno slot in più, qualcosa in più che svolga il suo ruolo da solo. Ogni 10 secondi questo spara da solo. Così non abbiamo il problema della combinazione di tasti sul joystick. Non abbiamo il problema di dover trovare altre combinazioni per appunto tasti, abilità, eccetera, eccetera. Svolge il suo ruolo, funziona da solo. Ogni 10, 15, 30 secondi, non mi interessa. L'importante è che sia qualcosa di creativo. È stato proposto anche il sistema di clan, di gilde, però per questo non è stato argomentato abbastanza bene da poter scambiare qualche parola. Comunque un sistema di clan gilde potrebbe essere veramente utile su Salva al Mondo, ci spingerebbe veramente molto di più a collaborare, ma per farlo sarebbe figo anche che allargassero le lobby e fare un discorso veramente di ampliamento della mappa, ampliamento delle lobby, eccetera eccetera, si torna sempre sul solito discorso in sostanza. Sempre riguardante l'interfaccia, un utente ha proposto di poter visionare le varie parti della storia e in eventualità eseguire anche i dialoghi, direi, perché per chi non lo sapesse il gioco di Salva al Mondo ha veramente una storia fantastica sotto. Un utente ha proposto di catalogare le missioni in modo da poter riseguire quelli che sono i dialoghi tra Ray e appunto Ramirez all'inizio, ma io ora non ve lo spoilerò perché ovviamente non posso sapere se qualcuno di voi sta facendo caso alla storia e a che punto in eventualità siete arrivati. Quindi non mi dilungo oltre, e secondo me sarebbe ottimo. Sapete cosa mi è piaciuto anche? L'idea di questa struttura fatta solo con due blocchi. Nella sua semplicità, guardate come si abbina perfettamente a quella che è la scala che scende, e sinceramente esteticamente sarebbe un tocco in più. Non che sia fondamentale, però anche per eseguire i nostri passaggi sinceramente potrebbe essere qualcosa in più per essere creativi. Sono molti anche i vantaggi proposti e addirittura gli eroi. Per esempio il cavaliere rosso, sempre della stessa stazza del nostro cavaliere nero, eh. Però cosa fanno le abilità? Attenzione, la perk comandante ti fa avere un controllo assoluto sullo scatto taurino, mentre nel vantaggio squadra avrai il 30% di controllo in più sullo scatto taurino. Sarebbe molto interessante, visto che lo scatto taurino è per ora immanovrabile, infatti dobbiamo mirare veramente calcolando anche il tempo di distanza e il tempo che percorre lo zombie, in quel caso il mini boss epico perché si usa molto di più contro di loro, o per stoppare gli smasher, sì. Però chi gioca con lo scatto taurino sa cosa intendo. Un concetto di trappola, raga, che mi è piaciuto veramente veramente tanto è quella di questa griglia fiammeggiante. Per utilizzarla però è necessario applicare la stessa trappola sulla parte opposta della parete, cioè noi dovremo per forza utilizzare due trappole dello stesso tipo che combaciano e fanno unire questo raggio, come vedete dalla foto, che infligge danno agli zombie che la trapassano. Poi la Epic ci penserà lei a buffarla, a nerfarla, però sinceramente l'idea è molto allettante, a me piace particolarmente. Che dire, raga, io spero che come al solito questo episodio di Salva al Mondo che vorrei vi sia piaciuto, mi raccomando di supportare la serie solamente con un like, che non costa nulla, e finisco l'episodio con questa piccola curiosità. Voi lo sapevate che i bombaroli che non hanno più bombole possono andarne a recuperare un'altra direttamente da terra?
Io vi ringrazio di aver guardato il video. Se volete supportarmi come creatore, raga, vi basterà inserire KinnuTV nell'item shop di Fortnite. Noi ci vediamo domani. Bella bella!